Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera. Senti, per una volta, nonostante tu abbia il logo alle spalle, sei da quell'altra parte della videocamera. Ogni tanto mi tocca, sì, ogni tanto mi tocca, ma insomma lo faccio anche volentieri. Senti, la mia domanda è semplice. La televisione e il web 2.0, i social, come si lega il tutto nel 2014? Tra parte è il futuro, quindi diciamo che la televisione è un po' la mamma, nel senso che ormai sono tanti anni che c'è, il futuro è il web. Anche noi nel nostro piccolo ci stiamo un po' attrezzando per vedere se quando anche la televisione, invece che arrivare con le antenne, arriverà via web, saremo pronti ad esserci. E quindi anche noi abbiamo il nostro canale YouTube, abbiamo il nostro Facebook, abbiamo Twitter, insomma cerchiamo di sfruttare tutto per stare sul mercato. Credo che sia una sinergia che poi alla fine insomma fa bene a tutti. Senti, andando invece nel concreto, in quella che secondo me è una delle vostre fatiche quotidiane, lo sport, il basket, cioè per una piccola realtà, la provincia di Pistoia, avere una squadra di un discreto livello quest'anno nel campionato di basket e seguirla per una televisione. Allora, intanto complimenti a chi sta dietro alla squadra che è riuscita a raggiungere questi livelli, che in una provincia come la nostra non è sicuramente facile. Per quanto riguarda la televisione, devo dire, fo anche complimenti alla televisione, perché comunque non è facile poter seguire con certi standard che sono richiesti dalla Lega la squadra di basket, perché comunque per noi è veramente uno sforzo notevole. Però d'altra parte è anche vero che è la squadra della nostra città, noi siamo la televisione della città, anche se poi si vede un po' in tutta la Toscana, ci dovevamo essere, quindi abbiamo moltiplicato gli sforzi, ce l'abbiamo messa tutta per starci. Devo dire che per noi è un investimento grosso, però ecco, ci siamo, ci stiamo volentieri. Poi da quest'anno avete visto che abbiamo anche messo su altri programmi in collaborazione anche con i tifosi e quindi insomma è una cosa che ci interessa starci, ci porta lustro e però insomma crediamo anche di fare un bel servizio a tutta la città. Senti, io so che voi altri non ne avete voluto parlare, però c'è stata qualche piccola polemica da parte dei tifosi sulla trasmissione in certi momenti o altro, però io so che non è dipeso da TVL ma da certi meccanismi di trasmissione dei dati che vi ha imposto la Lega. Sì, in effetti è un po' così la cosa, noi ci dispiace perché purtroppo poi la faccia, in questo caso il video, ce lo mettiamo noi e quindi è giusto anche che i tifosi si rivolgano in prima istanza a noi, però è anche vero che tante cose non dipendono da noi, per esempio la qualità della trasmissione purtroppo non dipende da noi. Chi ha avuto la fortuna di vederla, o sfortuna perché non era al palazzetto, di vedere la partita per esempio con Milano, e la partita l'ha vista perfettamente, la partita giocata in casa con Milano. Perché? Perché quella è stata fatta con la tecnologia di TVL. Le altre partite, quelle che noi giochiamo in esterno, non sono fatte con la tecnologia di TVL ma tramite un operatore internet. E purtroppo in Italia ancora non siamo pronti per fare queste cose e si verificano degli sguidi, purtroppo è così. Noi ce ne scusiamo con i tifosi, però tante volte le cose non dipendono da noi, ci dispiace. Senti, però risiamo un'altra volta, domenica uno spettacolo ci auguriamo in campo e sicuramente anche sulle gradinate al Pala Carrara. Sarà sicuramente un grande spettacolo, spero che il palazzetto sia pieno, ma so già che praticamente sarà tutto esaurito. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, fra l'altro lo dico qui, per poter fare la diretta per chi non potrà accedere al palazzetto. Speriamo che tutto vada nel miglior modo possibile, in bocca al lupo alla squadra. Speriamo di fare questa ultima vittoria per raggiungere la salvezza matematica e poi dopo ci divertiremo. Sono convinto che dopo ci divertiremo. Ecco, comunque nel palinsesto, a parte il basket, non trascurate gli altri sport, anche gli sport giovanili. Assolutamente, assolutamente, è un po' un nostro punto di forza, ci siamo sempre stati dietro. A volte anzi ci accusano di stare più dietro agli sport minori che non agli sport principali, ma non è vero. Tante volte i tifosi per esempio ci accusano del fatto che in assist la sera
la pallacanestro vada da ultimo. È un problema di tempi, cioè la partita finisce all'8, la Pistoiese per esempio è finita prima, e quindi a volte mandiamo prima la Pistoiese del basket, ma perché è un problema proprio di tempi di montaggio e di sistemazione delle cose. Oltre al calcio e al basket ci sono anche tutti gli altri sport. Giancarlo Innocenti ormai è una vita che nella seconda parte del Giovedì Sport si occupa degli altri sport. Sul canale sportivo abbiamo dato e siamo aperti a tutti, nel senso che ora c'è per esempio c'è la Larcianese che ha preso uno spazio suo per mandare la partita in onda. Noi, come sanno i dirigenti delle squadre, siamo aperti a tutti, siamo qui, ecco, insomma, a disposizione. Benissimo, io ti ringrazio Giovanni. Ora mi vado a vedere il palinsesto con questi programmi e sicuramente trovo qualcosa da vedere su TVN. Grazie a voi e in bocca al lupo anche per il vostro giornale, che sta andando bene ed è anche bello ed è leggibilissimo. Ecco, io mi scuso di questo perché la qualità di questo video non è fatta da TVL ma è fatta dalla Gazzetta di Pistoia. Ciao Giovanni, a presto. A presto, ciao, grazie.